Sì, ciao, sono Francesco Ferrara. No, ma non mettere in il resto del mistero. In questi 30 anni noi abbiamo sempre cercato di raccontare quello che succedeva a Firenze e in Toscana, ma con un occhio che rimanda sempre a quelli che sono, come dire, le linee fondative di questo giornale. Io so che questa è stata una scuola e credo che l'insegnamento fondamentale sia l'onestà. Noi andiamo a vedere le storie, le verifichiamo, le controlliamo. Oggi mistificare la realtà, soprattutto con un video o con una fotografia, è facilissimo. È anche una questione di correttezza, è una questione di amore del proprio lavoro. Devo fare informazione, è un diritto informare, è un diritto essere informato. Questa cosa è la squadra del film. Cosa si fa il cronato? Lavoravo per questo giornale prima ancora che nel 1988 aprisse la redazione. Io ho fatto per quasi 5 anni l'assistente, il portatore d'acqua, il Sancho Panza di un grande collega che fu tra i fondatori di questo giornale, era Paolo Baghiggi. Dentro quella palazzina, che era la sede della Fiorentina, Claudio Pontello, il fratello del Conte, annunciava la cessione di Baggio alla Juventus. Io gli chiesi: ma adesso venderete la Fiorentina? Lui disse: assolutamente no. In quel momento una sassata colpì la vetrata al piano terra della palazzina e cominciò la famosa rivolta della città per la cessione di Roberto Baggio. E il giorno in cui Pietro Parciani fu inviato un'informazione di garanzia, io venni a saperlo e lo pubblicammo. Repubblica fu l'unico giornale a pubblicare questa notizia. Esplose la bomba dell'attentato del 1993 e fui tra i primi a arrivare. Non riuscendo a trovare un telefono, alla fine mi fiondai in un cinema che c'è lì vicino a Ponte Vecchio, che all'epoca era l'Arlecchino, e telefonai a vita del giornale, insomma. E ti ricordi dei momenti drammatici, come quando trovarono il corpo della più piccola delle sorelline Lencioni? I dati, gli accessi sono leggermente aumentati. Da una parte le lunghe code dei turisti per entrare al Duomo e dall'altra parte invece la manifestazione degli studenti, la prima dell'anno. Oggi c'è un processo dei ragazzi che spacciavano droga a dei minori. È una storia di un'aggressione che sarà un po' da chiarire. Ripenso a quella notte di Coppa Italia in cui ci ritrovammo al Franchi a 2 passi dall'alba a aspettare la squadra. Ripenso alla notte di Wembley, al gol di Batistuta. Sicuramente il più grande centravanti del mondo, tutti ce lo invidiavano, quindi insomma la Fiorentina aveva qualcosa da ostentare. Se io penso al social forum, a quello che è stato quel corteo, molte forze oscurantiste cercarono di bloccare e di impaurire i fiorentini, memori di quello che era successo a Genova, e invece la città rispose in modo eccelso. Se c'è stato un incidente ferroviario, ci sono 1 o 2 morti a Viareggio. Si partì così. Le fiamme hanno fatto scempio di corpi, uccidendo persone, rovinandole, danneggiandole per sempre. Cioè, io ero a Porto Santo Stefano la notte in cui sbarcavano i sopravvissuti della Concordia. E io mi ricordo che avevo il taccuino e avevo un iPhone e mi chiesi che cos'era in quel momento la cosa che era
di impatto maggiore per i lettori, e sentire le voci e quei racconti in presa diretta fosse molto forte. Ed è stato anche uno dei primi grandi eventi che ha segnato un cambio di passo nel modo di lavorare anche sia offline che online. Penso a Piazza Santa Croce, penso ai funerali di Davide Astori, penso alle lacrime che scendevano giù. I giovani in quei momenti lì forse vorremmo stare insieme al resto della città a piangere, ma siamo costretti a stare in redazione a scrivere per raccontare. Quindi ecco, lì diventa un po' più difficile fare questo lavoro, però purtroppo questo è.